www.coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori. Il palleggio in salto, quando lo inseriamo, secondo te? Prima possibile, solo in certa categoria, solo in certe situazioni, quando se lo sente la giocatrice, anche mai? Ti ho dato un po' di opzioni, tu come ti rapporti con questo aspetto? Allora, intanto ti dico che qua il mio pensiero è cambiato negli anni. Prima ti avrei risposto aspettiamo, no? Come si suol dire, aspettiamo di vedere la tecnica di palleggio, lo spostamento, ma adesso io ti dico il prima possibile. Perché penso che sia una pallavolo diversa, penso che ci siano dei tempi di spazio e tempo che debba essere acquisito nel tempo, tra virgolette, permettimi questa ripetizione, e penso che prima si faccia è meglio. Al di là del discorso, penso che si debba fare tutte e due, no? Tutte e due le cose. Quindi mentre porto avanti miglioramento di una tecnica, di base porto avanti anche il discorso del palleggio in salto, cioè per me va insegnato proprio nell'acquisizione del tempo, perché dopo, cioè il passo del dire facciamo questo e poi passiamo all'altro, secondo me non esiste più. E prima si fa meglio è, prima faccio giocare, prima faccio. Se tu prendi la ragazzina e dici come vuoi palleggiare, lei va là e ti palleggia in salto. Cioè, ti palleggia in salto perché se lo va a vedere, vede che tutti palleggiano in salto. Poi è chiaro che l'abuso, non abuso o lo spostamento veloce per questo, secondo me, ti dà anche l'idea della velocità con cui ti devi muovere in campo e che non sei quella che deve essere un bradipo. Ma sei quella che deve muoversi, spostarsi, correre, fermarsi e saltare. Ecco, io penso che prima si faccia meglio. Ti faccio una piccola provocazione, premesso che io sono, diciamo così, mi definisco un sostenitore del palleggio in salto il prima possibile. Ho visto tanti colleghi che appunto impostano questo tipo di tecnica, la incentivano, poi quando si rendono conto che la palleggiatrice perde in precisione e stabilità tornano indietro, cosa che invece io cerco di non fare. Esatto. Allora ti chiedo, ma mi hai già risposto un attimo fa, dobbiamo tollerare le imprecisioni e l'instabilità delle traiettorie in questo percorso? Ma certo, sicuramente sì, ma in tutto quello che si fa a livello giovanile sicuramente sì. Io non posso pensare di andare ad allenare e pensare già di avere una precisione, assolutissimamente. Devo pazientare, devo capire che stiamo facendo una cosa che è difficile e quindi la devo mettere in preventivo questo, ma mai tornare indietro, perché questo è una cosa negativa. È andare a bloccare un percorso di crescita, secondo il mio modo di vedere. Poi è chiaro che anche per i giocatori e per i ragazzi ci sono degli obiettivi, no? E qui l'allenatore deve capire questo. Per me l'obiettivo di questo giocatore è due punti, l'obiettivo dell'altro giocatore è due punti. Quindi insomma, però io penso che questi giocatori, queste ragazze debbano proprio capire che la pallavolo è quella che si gioca in Serie A. Poi è chiaro che con strumenti diversi, piano piano e con parto da svantaggiato, è ovvio, no? Con un percorso di crescita, però deve essere quella, perché l'andare a spezzi bocconi, ora ho fatto una cosa e domani ne faccio un'altra, non è da nessuna parte così, neanche nella scuola non è così, ok? Cioè,
faccio uno, poi cioè, magari leggo la parolina, ma poi nel contesto di, una, di, una, di un racconto. Cioè, per cui, insomma, ci vuole anche il tutto, ci vuole anche il globale, ci vuole anche quello che io come obiettivo vorrò raggiungere. coachfactor.it, il primo podcast italiano per allenatori, creato da allenatori.